Buonasera a tutti e buonasera a tutte quelle persone che ho taggato. Siamo ormai arrivati al 17 di gennaio 2024. Auguriamo a tutte le persone che oggi hanno compiuto gli anni e anche quelle persone che sono andate in pensione oggi, e auguriamo un felice 2024 e una giornata veramente felice. Speriamo che l'anno non sia contemplativo di preghiere, ma sia veramente, come ha detto oggi Papa Bergoglio, un anno di felicità, di amore e di pensare veramente che quando si va a lavorare bisogna avere questa grande sicurezza dei posti di lavoro. Sono anni che Futura lo sta dicendo, ma ancora oggi c'è gente che ci fa del male, muore e poi ci sono quelle persone che restano anche invalide, inferme, e contribuiscono così non più al bene dell'Italia, ma contribuiscono a prendere una minima pensione per cercare di mangiare, visto che ancora una volta sui posti di lavoro questa sicurezza si parla, ma è difficilmente che esiste. Anzi, si chiudono gli occhi e si chiudono le porte dell'inferno. E tutto va bene così. Ad ogni modo, spero che tante persone che vanno in chiesa, e visto che Papa Bergoglio oggi ha detto la verità, forse è arrivato il momento di capire a una certa età che nel mondo ci vuole la felicità di vivere, la felicità di amarsi, la felicità di non avere astinenza, di non fare mica come le suore di clausura. Bisogna cercare di dare per avere. Avere quell'ambito d'amore, fantasmiglione e sessuale, come ha detto lui oggi. Bisogna concedersi l'uno con l'altro per avere un grande amore, una grande affinità e una grande dolcezza nel mondo. Speriamo anche che tante persone che vanno in chiesa accendino una candela e recitano una preghiera. Perché, come voi sapete, fra qualche giorno sarà il giorno mondiale della pace. E delle volte, chi ci crede ancora, tante persone si rivolgono a un santo per avere una grazia o anche per trovare una consolazione nei momenti difficili. Dopo c'è gente che gafa. C'è gente ancora nella povertà del mondo. Purtroppo abbiamo un governo no problem, come dicono loro, però i problem ce li abbiamo noi, come sempre. Anche voi o io ogni tanto possiamo andare in chiesa e chiedere una grazia speciale per i nostri lavoratori, per i nostri concittadini, per la nostra libertà di avere una parola degna e di avere una grande dirigenza nel mondo, per volerci bene e per poi riuscire un domani andare a vedere la Terra Santa. Perché in questi giorni mi sono trovato in una terra sprofondata dai santi, proprio nei giorni in cui è scoppiato questi conflitti, Israele, tra coloro che ancora arrivano dalla Tunisia e dagli altri paesi con queste carrette del mare. In quella terra che è chiamata veramente santa, perché è stata vissuta dal nostro Signore, credo, come dice la Bibbia, ma non si riesce più veramente a trovare una grande pace. E la pace, ci vuole una pace nel mondo, una pace di amore tra due ambi persone. Tra quelle persone, come ha detto oggi il Papa, vogliamoci bene, facciamo la pace, non spariamo più, cerchiamo di creare un mondo migliore. È vero anche che in ogni conflitto a farne le spese, come nelle fabbriche, sono sempre quelle persone semplici, quelli che non possono fuggire, i bambini, gli anziani, gli operai.
Perché è vero anche che a fare i pellegrinaggi nelle Terre Sante oggi sarebbe molto bello portare i gruppi e andare a vedere, mangiare, pregare e magari meditare sulla terra speciale dell'amore e della felicità. Perché tante volte vuol dire anche conoscere le persone che le abitano, gente comune, comunicare e chiedere solo di vivere veramente di una pace propria dove esiste o dove si può creare una vera felicità. Per questo oggi io penso che fra un mese tutti possiamo accendere una candela e potessimo anche aver recepito una preghiera nella speranza che di queste sofferenze, di tutte quelle persone che io conosco, che noi siamo, finiscano. E che davvero si possa imparare a vivere come fratelli e sorelle che condividono questa terra, dono del nostro stesso Dio. Ad ogni modo, vorrei veramente credere che ogni persona che va a accendere una candela indichi le proprie intenzioni di pace, d'amore e di fraternità. Perché, come voi sapete, o forse non lo sapete ancora, che domenica 11 febbraio si celebrerà la giornata mondiale del malato. Ma voi pensate che negli anni dei nostri avi, dove non c'erano ancora le macchine, sì, si moriva, ma non si moriva come adesso. È vero che adesso esistono tantissimi malati, poi non possiamo fare terrorismo e neanche parlare di queste vaccinazioni perché sennò ci tagliano le palle. Perché veramente è vero anche che chi si spacchi pene, gambe, urà, delle volte si ciappa anche del look. Però questa è la vita del giorno d'oggi. Perché oltre al male si ha anche la beffa. Quello che muore è che la mia pelle è beffa perché le belle è morta. E veramente io credo che questo 11 febbraio, dove si celebrerà questa grande giornata mondiale di questi malati, perché tra frati e preti loro sono molto legati a questo appuntamento, perché quel giorno stesso vanno a mangiare le lasagne e i tortelli in brodo, mangiano il vitello tonnato, chi altri mangerà il pesce, chi altri mangerà le uova di caviale. E avranno anche qualche bottiglia, è solo per una volta all'anno, bottiglia di champagne, vini che vanno bene e che non ti fanno girare le palle, perché loro si metteranno, dopo aver mangiato e ben bevuto, a dire le sue belle preghiere per questi nostri malati, nella speranza che arrivi il miracolo che noi aspettiamo da anni. E speriamo anche che Gedaga Isabayon, perché lui la mangerà nel Bisulan, il Bisulan gli mettete le Zabaion e gli sentiranno su il coro. Perché anch'io quando vivevo in parrocchia o andavo nelle parrocchie, ogni primo venerdì del mese portavo la comunione ai malati, grazie a quegli incontri nel cuore che mi sono rimaste tante persone meravigliose. Mi sono rimaste le maestre, i padri Bernabitti, mi sono rimasti quelle persone che qualcuno, insomma, ne mi è stata bella, però che qua Dio che ha pregato con me. Speriamo tanto che questi ammalati, raggiunta la pensione, continuino ad aiutare queste persone con la passione e la generosità di sempre, finché la malattia gli tolgono la vita, la forza nelle gambe, nelle mani e infine anche la voce e il suo strumento di lavoro. Spero tanto che veramente questo 11 febbraio, nella giornata mondiale del malato, si possa celebrare una grande messa e deporre tante candele a questi santi. Vorrei anche dire che speriamo che coloro che vanno a accendere le candele preghino per i nostri lavoratori, preghino per quelle persone che si fa del male,
preghino veramente con tanto amore e tanto affetto, perché veramente ci sono tantissimi misteri che riguardano la salute del corpo. Tante volte si leggono i miracoli di guarigioni compiuti da Gesù, Giuseppe e Maria, e delle volte si prega di ricevere il dono della salute. In questi cinque misteri successivi si chiede la pace interiore per le persone che si sentono infelici e desiderano cambiare la vita. Ad ogni mistero si legge una storia di conversione, vorrei dire che bisogna migliorare tutti, bisogna cercare di vivere in un mondo migliore, bisogna avere la passione e speriamo che la provvidenza arrivi per tutti, perché purtroppo con questa unità dei cristiani, questa famosa lotta contro il paese, contro la guerra che si continua a sparare, uccidere e a praticare dei misfatti alle donne e agli uomini. Speriamo tanto che questi difetti scompaiano e che questa comunità cominci a capire che ci si voglia veramente bene. Dobbiamo essere amati anche del silenzio. Non continuiamo a dire stupidate, perché se nasce la malattia degli asini, qui ce ne sono tanti. E speriamo che questa campagna, dove ci si può seminare veramente del grano turco, del prumento, dell'orzo, che si possa veramente trovare una carne migliore per tutti, un mangiare migliore per tutti e uno stipendio migliore per tutti, sia lavoratori che pensionati. E vorrei dire questo, così chiudo questa serata per questa grande diretta con tutto il mondo del lavoro. Inizierei la mia riflessione in merito a questa affermazione, esattamente analizzandola parola per parola, perché dietro ad essa non si nasconde un semplice significato in questa grande parola, l'istruzione, bensì un'interpretazione personale che ognuno di noi dovrebbe elaborare in base al proprio pensiero contesto, perché l'istruzione è una parola che conosciamo da sempre, è un dovere che preme e dove è trasmesso poi a volte maturato e preso come scelta di vita. Sì, perché anche l'istruzione è come l'amore, preso come scelta di vita. Sì, perché fa parte della scelta che amiamo nel percorso della vita. E in questa istruzione bisogna pensare anche a lavorare e a pensare veramente all'amore. La maggior parte dei ragazzi in età adolescenziale non ne comprende l'importanza, perché purtroppo spesso quando si è preso dagli insegnamenti pragmatici della vita, pochi trattieni dagli insegnamenti scolastici. Compio senza rancore questa osservazione perché spesso i giovani inesperti non possono capire che al momento giusto la cultura li agevola nella vita quotidiana e futura, e come futura. In ogni piccolo gesto è giusto sapere cosa e perché la si mette in gioco. Io alludo a questi giovani, perché da poco tempo non ne faccio più parte. È drammatico avere la possibilità di studiare e farlo con superficialità e disinteresse, per capirne solo dopo l'importanza e tornare veramente sui propri passi. È come quando si va a lavorare, bisogna pensare di non farsi del male e se c'è qualcosa che non va, chiarirlo col padrone o col datore di lavoro o con le rappresentanze sindacali unitarie. Personalmente, in base alla mia esperienza, penso che non siamo sempre i giovani a sbagliare. D'altronde siamo stati tutti adolescenti e se proviamo a tornare in quei giorni di spensieratezza possiamo trovare il perché di questo disinteresse. Gli amici, i primi amori, i primi baci e i primi abbracci. Gli adulti
si aspettano a volte inutilmente che i ragazzi abbiano il loro punto di vista, giungendo ad imporglielo con risultati spesso e magari deludenti. Scelgono la vita più facile, sarebbe più impegnativo non lavorare, sarebbe più impegnativo non studiare, sarebbe più impegnativo avere tanti soldi e andare a divertirsi, ma penso che più proficuo attirare i giovani verso lo studio, a secondarli su ciò che più piace a loro, quindi rendendo la vita scolastica più piacevole, perché così non si va mia a lavorare, e avvicinare loro nella scuola che se il papà e la mamma che dai soldi, lui li va a divertirsi e la storia la finisce, che non è solo un edificio, ma è tutta una base istruttiva per il loro e vero futuro. Visto che per me è ormai troppo tardi, forse non si sa. Ci sto riprovando con tanti sacrifici, vorrei rinascere, avere anni in meno per ritornare bambino, con tante memorie e più intelligenza, perché così quando ritornerò da Arvedi diventerò veramente quel grande capo per poi mandare a casa quelle persone che fai la salon. Perché con più intelligenza avremo, più vedremo come andrà a finire. Mi piacerebbe anche che questa scuola sia meno complessa e più convincente. Secondo me la definizione valida difesa, la difesa suona come un campo giuridico. La legge non ammette ignoranza. E difatti chi è che se fa del mal, la legge non ammette ignoranza. Sapere che è una difesa di non farsi del male, cercare se ci sono problemi di risolverli in ambiente di lavoro, cercando di risolverli per il bene comune di tutti gli operai della fabbrica. Sapere che è una difesa in molti campi, tra cui quello lavorativo. Penso che altri abbiano risposte e che a noi tocca solo dare uno sguardo per non commettere e sollevare i problemi o errori già fatti, ma ormai non ancora risolti. L'ultima parola da analizzare, ma penso la più espressiva, è la libertà. Solo con questa parola potremo capire e affrontarla con milioni di considerazioni. Nella storia ci sono molti esempi, purtroppo negativi. Si narra di persone colte nella mente, ignoranti nel cuore e nel cervello, al contrario anche di persone incolte che grazie al loro grande cuore hanno fatto molto per il mondo, che in mano a loro le cose sarebbero andate meglio, non è un segreto. Il nostro compito da non dimenticare è che svolgere anche i doveri scolastici occorre imparare a trovare armonia tra cuore, mente, affetto, cervello, perché come sappiamo le nostre risorse, se non incolnate nella giusta direzione, possono trasformarsi in un'arma contro noi stessi. Bisogna amare, bisogna volersi bene, bisogna avere anche tanta istruzione per proteggere la propria libertà e i propri diritti. Così salutiamo tutti i lavoratori delle fabbriche, salutiamo tutti coloro che stanno lavorando nella notte e speriamo veramente che il 18 di questo mese sia un altro giorno di meravigliosa fortuna per avere amore, affetto e sincerità e tanta e tanti biglietti e carta nel borsello. E se si potesse avere una buona mensa per coloro che lavora, almeno mangia le lasagne come mangerà l'Eudel de Pebrar, i nostri padri e i nostri fratelli. Così facendo saluto tutto e auguro a Roby una buona guarigione, auguro a tutte quelle persone che si sono fatte del male, che sono state operate oggi come Riccardo Fogli e altre persone, e auguro a tutti veramente un buon compleanno di nuovo per coloro che oggi hanno compiuto gli anni, e speriamo veramente che Sant'Antonio Abate vi dia veramente questa grande fortuna di vivere in un mondo migliore e in una verità di libertà per tutti. Ciao da Giovanni Di Giuni e buonanotte.